Giacomo, intanto un commento sulla partita. Beh, è stata una bella partita perché comunque affrontiamo l'Arezzo, che è una squadra professionistica di un anno più piccola, però sicuramente con qualità, che provava a giocare, quindi è venuta fuori una partita dove entrambe le squadre provavano a giocare, quindi piacevole nonostante il vento che non aiuta mai in queste situazioni. Certo, anche se la tua squadra sviluppa un buon gioco, proprio un buon fraseggio, dove i ragazzi dimostrano in campo che sanno quello che devono fare e soprattutto ci hanno una grande intesa. Sì, questo onestamente è un punto di forza della nostra squadra, su cui lavoriamo tanto, io ma come anche i miei predecessori, che mi hanno lasciato un gruppo affiatato che aveva già delle ottime basi di possesso palla e dello stare in campo in generale. Per cui noi cerchiamo di giocare sempre il pallone in velocità e penso oggi sia vista soprattutto nel primo gol che abbiamo fatto, quello dell'1-1, che siamo partiti direttamente dal portiere per concludere senza un dribbling, senza un tocco degli avversari. Sì. È stata un'azione notevole. E quando si raggiungono questi risultati, come accennavi te, è perché dietro c'è sempre un grande lavoro. Sicuramente, c'è tanto lavoro, c'è disponibilità dei ragazzi, c'è qualità ovviamente dei ragazzi, perché poi in campo vanno loro alla fine e quindi noi allenatori dobbiamo aiutare a tirar fuori il meglio, ma poi sono i ragazzi che mettono il loro in campo. Grazie. Prego.